Amici, buongiorno. Ci troviamo oggi a Sulbiate, nella sede di uno dei nostri clienti più rappresentativi, Tecnorobot, azienda leader in Italia e in Europa nella produzione di impianti robotizzati di saldatura e manipolazione. È con noi Ermo Gallenda, che è uno dei titolari dell'azienda, che ci racconterà quella che è l'esperienza di collaborazione con la nostra società e con SaldaPro. Ermo, qual è l'attività che avete preparato e utilizzato con i nostri tavoli? Intanto buongiorno a tutti. Vi ringrazio molto SaldaPro della possibilità di lavorare con loro, di avere questo rapporto di collaborazione veramente molto stretto e molto particolare. I tavoli, come potete vedere, li utilizziamo sui nostri sistemi robotizzati, solitamente legati al collaborativo, che è la soluzione che va un po' in questo momento per la maggiore, nella quale si sposa veramente bene il robot collaborativo con la parte di tavolo di SaldaPro. Quali sono le caratteristiche del robot collaborativo? Il collaborativo è un robot, chiamiamolo, un po' particolare, nel senso che si programma in maniera molto semplice prendendolo in mano e muovendolo. Possiamo anche far vedere una piccola demo. Io lo posso prendere, lo posso muovere, lo posso portare sul punto di saldatura, memorizzare vari punti, dopodiché il robot ripeterà in automatico quello che io ho insegnato. Il vantaggio dell'attività di collaborazione tra il robot e, in questo caso, il tavolo particolare è dovuto al fatto che su questo tavolo posso attrezzare il mio manufatto in maniera opportuna, con degli accorgimenti come vari bloccaggi che semplificano molto l'attività di preparazione e costruzione del pezzo. Perfetto, quindi questo tipo di attività è adatta per esempio per piccoli numeri, per piccole produzioni, dove l'automazione non può essere spinta perché magari non ci sono i budget per gestirla. Esattamente, oggi questa tipologia di prodotto che viene venduto sul territorio in maniera abbastanza importante in questo momento come numeri, va un po' a sopperire alla mancanza dei saldatori. Quindi il robot veniva utilizzato per volumi di pezzi 10, 50, 1000, 100, oggi invece un pezzo, due pezzi sono già sufficienti, in quanto l'attrezzaggio con i tavoli di SaldaPro è semplicissimo, come potete vedere. Di conseguenza il robot, essendo anche lui semplice nella programmazione, è un binomio veramente fantastico, permette all'operatore, chiunque sia, di poter saldare un manufatto anche se non è un saldatore. E ci dicevi che avete già studiato dei sistemi per cui si possono utilizzare delle composizioni, sì, dove il robot lavora non contemporaneamente ma quasi, sì, su diverse postazioni, e quindi unire più tavoli, un robot o più, sì, robot su più tavoli. Esattamente, sì. La strategia che mi ha messo in atto è quella di avere un tavolo, due, tre o quattro. Il robot sta nel mezzo o sui vari lati e permette all'operatore di poter creare su ogni tavolo un manufatto differente. Certo, quindi questo... modularità nell'utilizzo, certo, e flessibilità massima, assoluto, nell'applicazione dei sistemi collaborativi. Esatto, parola corretta, flessibilità. Oggi è quello che fa la differenza sul mercato nazionale e anche europeo per quanto riguarda la vendita di questi prodotti e il loro utilizzo. Oggi il mercato... Faccia conto che di saldatura di robotica collaborativa Italia siamo intorno alle 50-60 unità oggi. C'è una crescita nei prossimi anni dove si arriverà quasi a 400 macchine. Quindi la crescita è prevista in maniera esponenziale. Sì, esponenziale, sì, assolutamente. Amici, noi siamo veramente contenti. Oggi ci troviamo qua in questa azienda che ci ha accolto veramente in maniera molto calorosa, e abbiamo imparato altre cose. Abbiamo imparato che il mondo della robotica, il mondo dell'automazione è sempre più semplice, è sempre più facile ed è anche sempre più economico, quindi sempre più conveniente. Avremo in futuro nuove collaborazioni con, certo, Tecnorobot, e vi aggiorneremo su quelle che sono le future novità. Grazie Ermo. Grazie a voi, grazie a tutti, grazie mille.